È il momento di andare a mettere sotto la nostra lente di ingrandimento la Fairblade CBR1000RR, la prima moto al mondo ipersportiva dotata del dispositivo ABS, quindi una vera spartiacque tra le moto brutali e le moto dotate di elettronica come Ducati 1198 con il traction control e come la BMW S1000RR che uscirà in produzione alla fine di quest'anno con ABS e traction control. Andiamo a vederla insieme. Allora Pier Giorgio, questa è diventata negli anni la superbike stradale più omogenea, più fruibile, la meno esasperata, a modo che se la porti in una pista come questa ti dà delle grandi scariche di adrenalina, ma ci puoi andare a spasso con la fidanzata, ci puoi andare a lavorare, veramente una Honda a 360 gradi. Questo nuovo sistema che poi sta adottando la Honda, l'ABS, che ti consente di avere una guida sportiva anche sulla strada in estrema sicurezza, una cosa da non sottovalutare, molto importante. Ed è la prima volta che la vediamo su una moto di queste caratteristiche. Questa è la massima evoluzione del 4 cilindri fronte marcia da quando la Honda ha deciso di lasciare il suo famoso motore a V. Vi ricordo che vinse i primi due mondiali con Fred Merkel, RC30, poi John Kocinski, RC45. E poi due volte la VTR con Colin Edwards e un solo mondiale con Giacomino Tosenand con la CBR. Questo motore con questo telaio si sono rivelati veramente un punto di equilibrio notevole, senza avere squilibri di potenza, di guidabilità, una moto decisamente versatile, anche in quest'ultima versione molto strana. Sicuramente un'ottima erogazione, ripartita, oltretutto un buon connubio con questo telaio romboidale in alluminio con un sistema di prossofusione che riduce al minimo le torsioni per poter dare una maggiore sicurezza nella guida. In ultima analisi c'è da dire che c'è anche una parentela stretta, non solo visiva, globale, tra questa moto e questo logo stupendo che ci riporta, che cosa Pier Giorgio, questa HRC con questo colore rosso e blu. I ricordi del mitico Freddy Spencer. Quindi la doppietta qui al Mugello dell'85, 2,5 e 500 e del reparto corse più potente e ricco del mondo, della casa più ricca, numero uno al mondo. Quindi CBR Fairblade che ha subito un travaso tecnologico con la RC212V. Basta con le parole, è il momento di aprire la serranda del nostro box e di andare a vedere da vicino come funziona sulla più bella pista del mondo, il Mugello, l'ABS della CBR 1000RR versione 2009. Andiamo! Cala il sole sul circuito del Mugello, è il momento delle nostre pagelle, dei giudizi sulla protagonista della puntata di Fastbike di oggi, CBR 1000RR Fairblade 2009, identica al 2008 praticamente, ma c'è quei 10 kg in più di elettronica per mettere per la prima volta su una moto di serie l'ABS
e il CBS, il ripartitore di frenata e antibloccaggio. Sentiamo l'esito di questa rivoluzione Honda HRC sulla sua CBR per il nostro pilota, per Pier Giorgio Bontempi. Honda, direi un ottimo connubio tra motore e ciclistica. Una moto che ha un'erogazione molto fluida, ripartita, che ti consente di poter esagerare all'uscita delle curve in quanto la moto risponde bene come erogazione. Un motore molto fluido da guidare, è una moto che ti consente di poter andare forte anche senza grosse capacità. La ciclistica è una ciclistica molto lineare, una moto molto stabile, soprattutto in inserimento di curva. Ottimo anche la strumentazione, in quanto usa il sistema della lancetta, quindi molto ben visibile per quanto riguarda l'utilizzo dei massimi regimi nella cambiata. Che dire, la ripartizione di frenata è veramente un valore aggiunto, in quanto ti permette di avere sì delle buone prestazioni in pista, ma ti consente di andare e percorrere la strada in estrema sicurezza.